Che partita vi aspetta, mister, domani? Giocate contro una squadra che comunque ha dimostrato di star bene. Anche voi, però, con lo Spezia, avete cercato la vittoria, l'avete anche, insomma, forse per certi versi l'avreste meritata più di loro. Con che spirito andate là? E ovviamente, considerando, immagino, anche l'importanza della posta in palio, visto che la classifica parla chiaro, vi manca pochissimo. E quindi la risposta viene da sé. Hai parlato di importanza, hai parlato di qualità degli avversari che stanno dimostrando nel breve periodo, hanno fatto le ultime 7 gare, hanno fatto 14 punti, 12 punti, hanno giocato contro la Roma, contro il Milan, contro il Napoli in questo periodo. Hanno fatto 5 gol al Cagliari. Battuto Venezia e Sampdoria, quindi stiamo a parlare di una realtà al momento molto importante. A me, a dire il vero, piaceva già quando l'abbiamo incontrata e battuta in casa il girone d'andata. Abbiamo fatto anche un amichevole con loro e mi ricordo di una squadra, il mio ricordo è di una squadra difficile da prendere, con delle belle individualità, forte fisicamente. E quindi è chiaro che andiamo incontro, ma come sempre, a una gara difficile, difficile per la forza degli avversari. Riallacciandomi a questo, sono due squadre che, classifica alla mano, godono di una certa tranquillità. A questo punto del campionato, Questa certa tranquillità. una certa tranquillità, diciamo. Sì, ma tranquillità o è tranquillità, no, poi, non può essere certa. O è tranquillità e allora vuol dire essere salvi, oppure non dobbiamo parlare di tranquillità e dobbiamo cercare la salvezza. E fino a quando non arriva io non parlerei di tranquillità. E appunto la Direi domanda. che è una condizione, cioè che ci piace stare in questa condizione più che in altre. Però è tutto da fare, aspettiamo, facciamo e poi dopo, scusa se ti ho No, interrotto, no, ecco, ma però il senso credo era aver quello. risposto alla domanda. No, il senso era, visto che a questo punto della stagione contano molto le motivazioni, ecco, secondo te, Le? le motivazioni, la voglia. Secondo te tra le due squadre ce n'è una che può aver più voglia oppure siamo sullo stesso piano? Ecco. Ma io credo che loro possano ambire, devono recuperare 2 gare, mi pare, no? E possono ambire a una posizione di classifica importante dopo aver penato un po'. E quindi non credo proprio che troveremo una squadra rilassata. Noi non ce lo possiamo permettere, perché già siamo scarsi quando siamo attenti. E quindi bisogna stare bene in guardia e dimostrare che quando vogliamo e quando abbiamo ben chiaro e facciamo sforzo, come spesso ci succede, non siamo tanto scarsi, anzi. Mister, 34 punti, 21 punti fuori casa e 13 in casa. 5 vittorie fuori casa, 3 in casa. E siamo in trasferta domani, direi che bisogna sperare bene, no? Speriamo di ritornare contenti come siamo ritornati tante volte. È un trend che ci dispiace questo, particolarmente per i nostri tifosi, no? Che sono stati bravissimi anche domenica scorsa, insomma, l'appello è stato più che esaudito. Sono stati veramente bravi e li ringrazio di questo. Sono sempre molto affettuosi e molto calorosi. Però non siamo riusciti, sotto il profilo numerico, a dare loro delle soddisfazioni che meritano. Penso che sotto l'aspetto della prestazione, però, ci siamo sempre fatti valere e abbiamo sempre risposto alle loro esigenze, che sono quelle di vedere una squadra che lotta fino alla fine per ottenere il risultato pieno e per regalare loro.
posso? Buongiorno mister. Domani sarà una partita, come ha detto lei, difficile, anche perché l'Udinese è una squadra che, come faceva sia con Gotti e fa adesso con Cioffi, sporca, diciamo, per certi versi le partite, quindi è molto difficile da affrontare. A fronte di questo, quanto sarà importante anche una tenuta difensiva come quella che l'Empoli ha avuto nelle ultime giornate, e quanto sarà importante anche per l'Empoli fare una partita, se permette il termine, più sporca come quella di Marassi, per esempio? Ma noi abbiamo dimostrato di aver fatto un passo in avanti in questo senso, no? Di lavorare anche sullo sporco. Però non definirei l'Udinese una squadra che gioca sullo sporco, perché ha tanta qualità, ha le idee chiare, ha un proprio modello di gioco, lo interpreta molto bene e lo interpreta attraverso il gioco, non sicuramente attraverso il buttare la moneta per aria e vedere quello che succede. Io ti volevo chiedere un po' delle condizioni di Cutrone, visto che l'abbiamo visto meno in campo negli ultimi tempi, e domani, insomma, potrebbe essere anche la sua partita, visto che in attacco comunque qualche defezione c'è. Sta molto bene, ha fatto una bella settimana, è vivace come sempre, si allena sempre forte. E come lui si allenava forte tutti i suoi compagni e anche altri del reparto, quindi domani vediamo che cosa ci conviene fare. Beh, lo sappiamo cosa ci conviene fare, o perlomeno abbiamo già deciso quello che vogliamo fare, perché l'ultimo allenamento si è effettuato, e vediamo poi se le scelte cadranno nella direzione giusta, e questo lo dirà solo l'andamento della gara. Invece ti volevo chiedere di Benassi, visto che domani è squalificato Zurkowski, come sta, se sta bene, se lo vedi pronto? Gioca dall'inizio. Ok. E lo hai visto in crescita, come lo stai vedendo? Naturalmente. È stato un peccato, perché poi ha perso l'occasione, cominciava già a star bene, ha preso un colpo su un polpaccio che l'ha fermato per una settimana, e quindi ha dovuto ripartire un po' da capo, e questo è stato un po' il problema, perché già stava bene, aveva anche dimostrato. È un ragazzo che a me piace molto, perché è molto applicato, sta sempre dentro l'allenamento, ha le idee chiare, ha dimostrato in carriera di essere un calciatore che ha anche i numeri oltre alla gestione. E quindi siamo molto contenti di averlo in questa condizione ora, e ci auguriamo che lui possa avere soddisfazione, perché poi alla fine si ricerca quello: se il calciatore ha soddisfazione della prestazione che fa, ne usufruisce e ne gode la squadra, che è l'obiettivo che abbiamo tutti quanti. Invece tra gli avversari ce n'è qualcuno che temi particolarmente? Oppure li temi in blocco? De Lofeo, Pereira, ma ne hanno molti, gli esterni sono molto bravi, sono disponibili al gioco, hanno tanta corsa, sono bravi, hanno esperienza in mezzo al campo, sono solidi nel pacchetto arretrato, è una bella squadra, non è un caso che stiano facendo i risultati che fanno, stanno bene in campo, sono ben guidati, siamo a parlare di una bella realtà, che è rimasta un po' indietro, come abbiamo detto, ma che deve recuperare anche un paio di situazioni che la possono proiettare immediatamente. E queste sei gare io credo che daranno una definizione un po' più precisa a quella che io sto dicendo. Se avesse la bacchetta magica e ci fosse una cosa che manca al suo Empoli in questo momento, cosa metterebbe dentro al suo Empoli che manca in questo momento, che porta questa squadra a non saper più vincere? Secondo me sa vincere, però non riesce più a vincere. Un gol, un attaccante più... Intanto gradirei avere la certezza matematica già da ora e questo sarebbe una bella... ci metterebbe in una bella condizione.
E poi naturalmente, come è stato detto più volte, ripetuto più volte, siamo una squadra che dentro l'area rigore ci arriva bene, con frequenza, siamo fra le prime, siamo al vertice di classifiche che prevedono passaggi da dietro, dalla linea di fondo, quindi è una squadra che si predispone e si sacrifica per arrivare là, però se poi vai a vedere le percentuali rispetto a questi numeri, sono percentuali basse. Ecco, alzerei volentieri questa percentuale. Ti volevo chiedere se a questo punto della stagione, secondo te, ci sono dei dettagli da limare, no? Perché ad esempio nella partita, nell'ultima partita fatta, si è visto qualche difficoltà magari anche, per dire, nelle rimesse laterali a trovare anche un po' di spazio. Ti chiedo se rimesse, calci piazzati, state lavorando su questo, e se ti chiedo appunto se effettivamente sono cose che vedi anche te. Ma sai, lo facciamo tutte le settimane, l'abbiamo fatto anche questa mattina, stamani abbiamo lavorato su tutte queste situazioni. Il fatto delle rimesse laterali è un rilievo giusto che fai, ma ti faccio notare che è un problema un po' di tutti, perché ora la tendenza è a stringere molto gli spazi, a fare molta densità intorno alla palla, intorno a chi batte, e quindi non è facile per nessuno. Se tu butti l'occhio un po' in generale, vedrai che corrisponde a quello che ti ho detto. Non è una cosa semplice, no? Proprio per l'atteggiamento che hanno tutte le squadre di togliere il più possibile spazio e tempo.